Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Rete 8 Speciale Elezioni. Anche questa sera, così come ieri, riflettori accesi sulla circoscrizione provinciale di Teramo per le regionali che in Abruzzo chiameranno la popolazione al voto il prossimo 10 di marzo. A Teramo, così come nelle altre tre province, sono 12 le liste in competizione, equamente ripartite tra le due coalizioni, quella di Marco Marsilio e quella di Luciano D'Amico. Anche questa sera avremo tre liste per ciascuno degli schieramenti con i loro rappresentanti ospiti nei nostri studi per confrontarsi sui temi della politica regionale di questa campagna elettorale. Campo largo per vedere un po' tutta la nostra partecipazione delle liste in studio. Io ringrazio tutti i candidati per aver accolto il nostro invito. Li presenterò man mano con la prima domanda, in maniera che guadagniamo un po' di tempo, anche perché la prima domanda è proprio dedicata alla loro presentazione. Iniziamo con il Movimento 5 Stelle, Rosaria Ciancaione, esponente della coalizione, diciamo, alternativa di sinistra nelle precedenti elezioni comunali di Roseto degli Abruzzi, oggi candidata di punta del Movimento 5 Stelle su quel territorio, anche candidata nella lista provinciale. Come mai Ciancaione, insomma, questa sua scelta? Anche il significato delle scelte che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle nelle candidature sulla provincia di Teramo. Innanzitutto grazie per l'invito, questa è una giornata, è la prima delle interviste, comunque dei confronti che ci sono televisivi, quindi io, la mia candidatura, chiaramente io sono intanto, mi presento, sono Rosaria Ciancaione, sono consigliere comunale a Roseto, Roseto degli Abruzzi, e rappresento a Roseto degli Abruzzi appunto la coalizione che mi accompagnò nel 2021 alle elezioni comunali, composta chiaramente dal Movimento 5 Stelle, Europa Verde e due liste civiche. Questa mia candidatura, innanzitutto per questa mia candidatura ringrazio il Movimento, ringrazio il Presidente Conte che ha voluto, diciamo, indirizzare la propria scelta appunto anche sulla mia persona, ma io ritengo che la nostra squadra quindi nella provincia di Teramo, nella circoscrizione di Teramo, sia una squadra sicuramente molto qualificata. Ci sono tutte persone, diciamo, sono tutte rappresentate un po' tutte le professionalità che, a prescindere dalla politica, saranno sicuramente utili per un consiglio regionale che poi sappiamo è deputato a legiferare, quindi abbiamo una necessità di avere delle competenze specifiche. Io stessa sono un dirigente pubblico di lungo corso, diciamo, sono stata dirigente nel comune di Roseto degli Abruzzi, dirigente della regione Abruzzo appunto, e oggi direttore del personale, quindi dirigente dell'azienda sanitaria territoriale di Ancona, quindi ho una lunga esperienza nella pubblica amministrazione. Chiaramente questa è una delle cose, forse la cosa principale che mi ha portata a interessarmi di politica, quindi a cercare di mettermi a disposizione appunto della collettività, perché ritengo che questa esperienza debba essere appunto spesa bene sui nostri territori, sul territorio regionale, debba essere spesa bene sul territorio provinciale. Quindi diciamo che noi, ecco, siamo una componente, penso, molto importante di questa nostra coalizione, appunto, che ha messo insieme tutte le forze di centrosinistra, perché riteniamo che questa sia la via giusta per poter governare la nostra regione con un candidato presidente che veramente è una persona, diciamo, splendida, a prescindere dalla sua grandissima, amplissima competenza. Appunto, sappiamo che Luciano D'Amico è sicuramente una delle dei candidati migliori che potesse esprimere, sicuramente che potesse esprimere il centro-sinistra. Io ringrazio, ho già superato il tempo e passo quindi la parola. Grazie Rosaria Ciancaione. Una presentazione anche per Eraldo Trignani, detto Fabrizio, candidato di Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Benvenuto, insomma, che viene da un'esperienza e vive un'esperienza molto importante nel Ministero degli Interni, e quindi è una discesa in campo in politica a tutti gli effetti per questa sfida di rappresentanza del suo territorio, anche raccogliendo l'invito di Forza Italia. Ecco, come nasce questa sua candidatura in particolare, quali sono, insomma, un po' i punti che l'hanno spinta a affrontare questa avventura elettorale?
Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sono commissario della Polizia di Stato e sono coniugato con 3 figli. Praticamente sono candidato del centrodestra nel partito di Forza Italia. E sono a svolgere le funzioni di dirigente dell'ufficio della sezione di polizia giudiziaria, del dirigente dell'ufficio immigrazione e nonché capo di gabinetto. Mi ha consentito di acquisire una vasta professionalità, soprattutto una conoscenza del territorio a 360 gradi del territorio, sia riguardo al territorio provinciale ma anche esteso al territorio regionale, quindi confrontando in tutta quella serie di problematiche dei vari settori della società che vanno possono essere quella del problema attuale degli agricoltori, per quanto riguarda il problema relativo ad altre manifestazioni, ad altre forme di dissenso che comunque si sono verificati appunto nel tempo. La mia politica si baserà su una politica appunto perché mira a garantire la sicurezza, lo sviluppo economico e benessere sociale per tutti i cittadini della regione, affrontando le sfide appunto con efficacia, in modo e con concretezza. Come ripeto, la sicurezza per me è un tema fondamentale, rappresenta una precondizione per la crescita economica e il benessere appunto del personale, per benessere delle persone nell'ambito della regione Abruzzo. Accanto a questo chiaramente ci sono altre forme che poi caratterizzeranno lo sviluppo della politica e quindi la crescita della regione, che sono quelle della modernizzazione delle infrastrutture, del sostegno alle aree interne, soprattutto attraverso delle politiche che mirano ad un riequilibrio del territorio. E dobbiamo lavorare intensamente affinché questo calo demografico, soprattutto delle aree interne, venga arrestato, e soprattutto vi è una particolare attenzione per quanto riguarda l'immigrazione giovanile. Bisogna migliorare quelle che sono le procedure burocratiche per quanto riguarda la ricostruzione, bisogna dare conto anche all'accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, che attraverso una rete che sia sempre più diffusa e capillare dei servizi sia sanitari che sociali. Bisogna dare attenzione al territorio, ma anche alle attività marine, come l'inquinamento marino, le infrastrutture portuali, la protezione degli arenili e quant'altro. Quindi un lavoro a 360 gradi che solo chi ha la competenza e la conoscenza del territorio potrà applicare e potrà mettere in atto. Grazie Trignani. Terzo candidato, Ennio Chiavetta, Alleanza Verdi Sinistra, una lista che rappresenta appunto la componente di sinistra della coalizione di Luciano D'Amico. Intanto appunto, quali sono anche le vostre aspettative rispetto al risultato elettorale, a questa alleanza che è confluita in questa coalizione così ampia, Chiavetta, oltre naturalmente alla sua candidatura personale? Ma le nostre aspettative sono sicuramente ambiziose. I dati ci dicono, i sondaggi anche, che le attenzioni intorno ai nostri argomenti sono in crescita, e soprattutto in un momento come questo pensare che l'ambiente possa non avere l'attenzione necessaria è un tantino poco generoso rispetto al problema. Le crisi climatiche, l'inquinamento e tutto il resto hanno fatto in modo che chi ha un minimo di sensibilità, come penso di avere io, si sia messo a disposizione del progetto di Luciano D'Amico e delle sue strategie per rilanciare l'Abruzzo. Io sono di Bellante, ho fatto il sindaco in quel comune per molti anni, ho fatto l'assessore prima di fare il sindaco, l'ho fatto anche dopo. Voglio dire, mi sono messo a disposizione per fare qualsiasi cosa potesse essere utile per la collettività. Sono un insegnante in pensione, la mia vita l'ho vissuta tra politica e sport. Sono un laureato in scienze motorie con la specializzazione in attività motorie preventive adattate, cioè prevenzione, recupero e riabilitazione, per essere chiari. Con questo spirito affronto l'avventura elettorale. Quello che mi conforta è che la nostra lista
oltre a, a vedere la presenza del mio partito Sinistra Italiana, vede la presenza dei Verdi, come ho già detto, ma anche il sostegno di associazioni e come dire, organizzazioni che sono sensibili ai, ai nostri temi e alle nostre aspettative, ai nostri progetti. Il mio sarà un impegno totale, come ho sempre fatto finora, la garanzia sta nella mia storia, chi mi conosce sa che l'impegno che prendo lo porto avanti e cerco di farlo nel rispetto pieno e totale di chi mi ha dato il consenso, ma anche di chi magari si è rivolto ad altri in termini di attenzione, ma potrà comunque contare sulla mia capacità di essere eventualmente in regione a disposizione di tutti e di chiunque. Grazie. Grazie. Grazie Gavetta. Candidata per la Lega, Francesca Persia, buonasera. Buonasera. Insomma, per lei che tipo di esperienza è quella che sta partendo proprio in questi giorni nel confronto con i cittadini, nel confronto con i programmi elettorali, anche con il confronto nelle altre liste? Buonasera a tutti e grazie per il gentile invito. Allora, sono Francesca Persia, non sono nuova alla politica e colgo l'occasione per ringraziare l'imprenditore Gianluca Zelli e il sottosegretario Luigi Teramo per avermi fortemente voluta come candidata nella lista della Lega. Sono un esponente dell'area interna, io vengo da Tottea di Grognaleto, anche se poi la maggior parte della mia vita l'ho svolta vivendo stabilmente a Teramo città. E mi sono impegnata in politica non da oggi ma già da circa 15 anni abbondanti, anche se anche da ragazza quando andavo all'università già frequentavo i primi movimenti politici, le varie associazioni all'interno proprio dell'università, ho studiato economia e commercio all'Aquila e poi sono tornata a Teramo e lavoro da sempre nell'azienda di famiglia. Noi ci occupiamo prevalentemente di appalti pubblici, abbiamo una specializzazione nei lavori stradali e mi sono sempre impegnata non solo in prima persona ma anche nell'ambito dell'associazionismo del settore che mi appartiene. Sono una consigliera all'ANCE Teramo, sono una ROP, una referente nazionale in Commissione Nazionale Opere Pubbliche e chi mi conosce, cioè, appunto non essendo nuova, sa che per me questa è la candidatura all'interno di una lista che fino a qualche mese fa non, forse sarebbe stata un pochino lontana ma sempre comunque nel centrodestra. Sono stata candidata al Comune di Teramo al fianco dell'amico Gian Donato Morra. Purtroppo perdemmo il ballottaggio e il 25 settembre 2022 sono risultata la prima dei non eletti alla Camera dei Deputati in Parlamento. Mi occupo di politica perché? Perché io penso che ognuno di noi è chiamato a prestare il proprio servizio nei confronti dei territori e delle collettività, nei confronti dei cittadini e che bisogna avere anche un pizzico di coraggio per metterci la faccia. Io il coraggio ce l'ho sempre messo, ho sempre imbracciato le battaglie in cui ho creduto, anche a volte andando contro quelli che erano i dettami del mio partito che precedentemente ho anche rappresentato a livello provinciale. Penso che sono convintissima del fatto che Marsiglio rivinca le elezioni, sono convintamente candidata nella sua coalizione perché credo che 5 anni nei quali ha già amministrato il governo regionale abbia fatto un ottimo lavoro in tutti gli ambiti territoriali, quindi territoriali e settoriali. In ambito sanitario ha avuto il coraggio di approvare una nuova rete sanitaria, cosa che non era stata mai fatta. In ambito di trasporti e viabilità ha lavorato e deve continuare comunque a portare avanti i progetti. Perdonatemi, il tempo è scaduto, quindi ci vediamo tra poco. Sì, assolutamente, avremo tempo di entrare sui singoli temi, ma sì, perché è importante appunto presentarsi. Beh, ho scoperto che c'è un'ampia rappresentanza di Grognaleto, diciamo un terzo dei partecipanti a questa tribuna elettorale, perché quello che sto per presentare è l'ex sindaco di Grognaleto, Giuseppe D'Alonso. Buonasera anche a lei, candidato per Azione, figura storica di riferimento, diciamo, per le aree interne della provincia. Intanto, perché in Azione e insomma, questo nuovo tentativo di arrivare in regione, un traguardo che le sfiorò soltanto per pochissimi voti l'ultima volta. Sì, buonasera a tutti, grazie direttore, grazie Carmine, il nome vale della stima che ho nel direttore stesso.
perché Giuseppe D'Alonso. Giuseppe D'Alonso credo che abbia una grande passione per la politica, per la parte sociale, per la parte più in difficoltà. La mia attività parte nel Corpo dei Vigili del Fuoco come sindacalista, quindi la vera battaglia della piazzetta, e poi man mano si è arrivati a fare l'amministratore di un piccolo comune. L'ho governato per un lungo periodo grazie ai miei cittadini che mi hanno dato sempre questa grande disponibilità, diciamo, di rappresentanza. Credo di aver fatto bene in virtù del fatto che comunque abbiamo alzato la china del comune in termini non solo di PIL, se PIL si può chiamare a Crognaleto, ma anche infrastrutturale, di sistemi che mantengono il territorio, penso alle scuole, penso alla sicurezza, alla protezione civile, alla viabilità, alla sicurezza del territorio. Insomma, da lì che parte Giuseppe D'Alonso, un'esperienza grandissima, 15 anni di attività amministrativa. Insomma, credo di avere proprio la cognizione di cosa fare in un governo centrale, cioè la regione, di cosa poter portare a casa per il territorio, e quando dico territorio non dico solo l'entroterra, dico quel pezzo di territorio che si chiama provincia di Teramo e poi in maniera più ampia regione Abruzzo. Io ho scelto Azione. Perché Azione? Intanto Azione è un partito di centro, equidistante dalla destra, dalla sinistra, un partito che nasce per riequilibrare un bipolarismo che nel tempo non ha dato grandi risposte. Quando dico tempo dico un ventennio, quindi abbraccio un po' tutta l'arco politico, la galassia politica, e quindi questo nuovo partito, Calenda, che si pone in una condizione liberale, in una condizione anche riformista, ma in maniera asettica rispetto a questi due blocchi. Credo che sia, io l'ho definito il mio vestito, in virtù del fatto che pone delle condizioni ottimali, condizioni che ci hanno portato poi a fare una scelta ben dettagliata. Abbiamo scelto Luciano D'Amico, il campo largo, in virtù del fatto che è una persona che riesce veramente ad approfondire i problemi del nostro Abruzzo. Lo abbiamo visto all'opera in Tua, dove sembrava impossibile la missione che ha portato a casa, tre società in una situazione debitoria rimessa, insomma, a sistema. Lo abbiamo visto educare i nostri figli, i nostri ragazzi all'università. Insomma, una persona che ci ha ispirato fiducia, e quindi la scelta di accompagnare D'Amico in questo percorso che lo vedrà governare l'Abruzzo, ovviamente insieme a Giuseppe D'Alonso, l'11 di marzo. Grazie D'Alonso, sindaco in campo per tanti anni al suo comune, Domenico Di Matteo, rappresentante della lista UDC-DC in questa competizione elettorale, anche lei dall'esperienza amministrativa al tentativo di entrare nella principale assemblea legislativa regionale. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Io sono Domenico Di Matteo, vengo da Tortoreto, ho fatto il sindaco a Tortoreto, ho fatto l'assessore ai lavori pubblici in provincia di Teramo e penso di avere, diciamo, cura del, non tanto soprattutto del mio territorio, ma io ritengo che un consigliere regionale debba un attimino pensare all'intera regione Abruzzo. Mi sono candidato con l'UDC perché è il mio partito da ragazzo, quindi non ho mai cambiato partito, la mia idea è sempre quella, lavoro per il bene del territorio e soprattutto per quanto riguarda il sociale e tanti altri argomenti che cercheremo di sviluppare nella seconda parte. Presidente Massiglio 5 anni fa fu eletto, se non ricordo male, col 48%, e rispetto al candidato della sinistra che fu del 32% circa. Vuol dire che gli abruzzesi allora preferirono cambiare e soprattutto dare ragione a un programma del centrodestra. Io ritengo che ha lavorato bene, ritengo che poteva far di più, però chi ha fatto un po' di esperienza amministrativa sa che è difficile a volte portare avanti l'intero programma e ci vuole qualche anno in più per svilupparlo totalmente.
Io l'appoggio con ringrazio Lorenzo Cesa, che è il mio segretario nazionale, che ha avuto fiducia in me, che mi ha messo nella lista. Io ho accettato per il bene della collettività e soprattutto dell'intera regione. Mi auguro di poter collaborare con il presidente Marsiglio, per dare qualcosa in più. Certo, non è che abbiamo la bacchetta magica, però cercheremo in tutti i modi di portare avanti tutte le varie problematiche per far crescere l'Abruzzo nel prossimo futuro. Bene, grazie. Adesso iniziamo un secondo giro di risposte ad una domanda che sarà come sempre unica per tutti, invertendo un attimo l'ordine della risposta stessa assegnato ai singoli candidati. Qualcuno di voi ha già parlato, accennato un giudizio sulla giunta Marsiglio, qualcuno ha parlato dei programmi di Luciano D'Amico. Generalmente si parte nella proposta elettorale rispetto a un giudizio dei 5 anni che sono trascorsi nella precedente consigliatura. Ecco, e soprattutto io vi chiedo, oltre a questo giudizio, qual è stato l'impatto sul territorio provinciale di Teramo delle scelte che sono state fatte o che qualcuno afferma non sono state fatte, perché la provincia di Teramo ha una sua particolarità. Peraltro ricordavo ieri anche con gli altri candidati che è l'unica che non ha un proprio collegio parlamentare, ha un problema di aree interne, una serie di situazioni su cui merita una particolare attenzione. Allora, giudizio sul quinquennio e soprattutto le proposte per migliorare oppure per in qualche modo sovvertire la situazione. La prima forza politica a rispondere a questa domanda è Alleanza Verdi Sinistra, Ennio Chiavetta. Ma io cercherò di essere, di esprimere quello che penso più che da candidato, da cittadino. Io non mi sono accorto che in questa regione ci sia stata una giunta, un presidente che abbia impattato in maniera importante la vita dei nostri cittadini. Per la verità le cose che risaltano e che vengono in evidenza in qualsiasi discussione, in qualsiasi riflessione, sono di aspetto, a mio avviso, profondamente negativo. Per esempio, la revisione del PNRR, che sulla provincia di Teramo ha prodotto una distrazione di fondi, quindi una riduzione di fondi di oltre 80 milioni di euro, sacrificando importanti opere sia sulla città di Teramo che in provincia. Poi c'è una stranezza che io non riesco a spiegarmi. Stamattina leggevo che qualcuno rivendica il merito di aver rimesso i soldi sulla ferrovia Pescara-Roma. Ma quei soldi c'erano, ce l'avevano messi altri, poi sono stati tolti e oggi si rivendica il diritto e il merito di averli rimessi lì. Casomai bisognerebbe scusarsi con i cittadini abruzzesi e spiegare perché quelle somme sono state, in un quadro di revisione che ci hanno fatto perdere tempo e occasione, sono stati destinati altrove. Dobbiamo d'altronde anche ricordare un'altra cosa, e non mi pare che ci siano soluzioni in campo. Io ho scritto in una mia nota che dall'Abruzzo, se uno vuole andare a Roma in treno, non esiste alcuna possibilità. E quindi pensare di rivendicare oggi, stamattina, ripeto, notizie che ho letto su una rassegna stampa, rivendicare il fatto di aver rimesso i soldi sulla tratta Pescara-Roma dopo averli tolti, mi fa pensare un po' come al fenomeno dei trattori. Si toglie, non c'era l'IRPEF, si rimette l'IRPEF e oggi si rivendica il merito di aver tolto l'IRPEF. Non è un merito, avete ripristinato qualcosa che c'era già prima e di cui vi siete resi responsabili. Quindi mi fermo qui, credo di avrei voluto dire altro, ma abbiamo dato un esempio della sua posizione. Rosaria Ciancaione, Movimento 5 Stelle, ovviamente la domanda è la stessa. Grazie. Questa è una domanda
importante anche rispetto alla prospettiva che noi abbiamo come centro-sinistra di prendere in mano appunto le redini di questa regione, perché riteniamo appunto che il governo Marsiglio non abbia adeguatamente assolto ai propri compiti. Vediamo un attimino, abbiamo visto in questi 5 anni un pochino questa figura, devo dire, molto sfuggente sostanzialmente, anche perché probabilmente l'Abruzzo non è propriamente la sua terra, a prescindere dal fatto che sia nato poi in un paese appunto abruzzese, ma sappiamo tutti che la sua vita si è svolta altrove sostanzialmente. Quindi certo, governare un territorio e non avere la conoscenza piena di questo territorio certamente non aiuta, questo è sicuramente un elemento da prendere in considerazione. Quindi noi vogliamo prendere in mano appunto questa regione proprio per poterla governare avendo la conoscenza approfondita del territorio, di tutti i suoi aspetti e di quelle che sono le proprie esigenze, di quelle che sono le esigenze della collettività. E cosa ha fatto Marsiglio? Noi adesso possiamo senz'altro dire che negli ultimi, soprattutto le ultime cose che sono state fatte appunto dal governo Marsiglio, l'ha messa in evidenza il collega Chiavetta, quando dice appunto che sono soldi quelli che del PNRR che vanno, vengono, non si capisce bene qual è poi la destinazione finale. Poi alla fine c'è comunque un momento in cui il governo regionale rivendica il fatto di aver restituito questi fondi. Questo chiaramente non è una cosa positiva. Io per quanto riguarda quella provincia di Teramo in particolare, tra l'altro Roseto, che poi è la mia città, dico che le ultime cose fatte da Marsiglio dal governo regionale sulla riserva del Borsacchio sono veramente aberranti, perché non è possibile scegliere di togliere sostanzialmente, perché da 1100 ettari a 24,7 ettari la riserva del Borsacchio è stata ridotta in questi termini, in una notte senza aver sentito il territorio fare attività di questo genere. Questo evidentemente anche qui si evidenzia proprio la scarsa conoscenza del territorio regionale, la scarsa conoscenza del territorio provinciale, la scarsa sensibilità che ha l'amministrazione regionale verso appunto i territori, perché poter decidere un qualcosa di così importante, poi anche in prospettiva rispetto a una caratterizzazione della nostra regione, che non ci dimentichiamo che la nostra regione è la regione verde d'Europa, farlo senza sentire i territori io credo che non sia assolutamente una cosa positiva. Grazie. Francesca Persia della Lega. Sì. Allora, mi viene da sorridere quando ancora sento, dopo 5 anni, sottolineare il fatto che forse Marsiglio ha passato buona parte della sua vita a Roma anziché in Abruzzo, perché significa che ha lavorato così bene che l'unico argomento che è rimasto per controbatterlo è il fatto di sottolineare che ha questo ancora l'accento romano. Quindi già, se secondo me i colleghi si sono dati una risposta. Per quanto riguarda l'incidenza dell'amministrazione, del governo regionale in provincia di Teramo, io di effetti positivi ne ho visti e ne ho visti tanti. Innanzitutto il governo regionale ha aperto proprio l'Abruzzo nei confronti proprio dell'Italia, mentre fin quando c'è stata un'amministrazione di centrosinistra ci eravamo ormai chiusi su noi stessi. Per quanto riguarda la vicenda del Borsacchio, alla quale ha appena accennato la collega Ciancaglione, da una parte devo darle ragione, perché io avrei aperto più un dialogo nei confronti delle varie associazioni dei proprietari terrieri, però di fatto quando è stata istituita la riserva del Borsacchio, io ricordo che ci fu una proposta di 24 ettari anziché dei 1100 che dopo in realtà sono state nell'istituzione stessa sono stati implementati, ledendo di fatto quelli che sono i diritti dei proprietari terrieri, che si sono ritrovati improvvisamente con un'azione con un colpo di mano, come c'è stato la notte del 28 dicembre credo, con lo stesso colpo di mano ledendo i diritti dei proprietari terrieri e degli agricoltori. Quindi sì, andava ridotta in maniera diversa, su questo devo dare ragione alla dottoressa Ciancaglione. Per quanto riguarda l'azione del governo regionale in provincia di Teramo, innanzitutto è stata approvata una rete ospedaliera, cosa mai fatta dal governo di centrosinistra, che di fatto potenzia e implementa gli ospedali e la rete sanitaria sulle tutte e quattro le province. Io, essendo rappresentante della provincia di Teramo, è ovvio che vedo che devo parlare di quelle che sono i risultati sulla nostra provincia.
ci attaccano ancora il governo Marsiglio sulle liste d'attesa. Io volevo ricordare a tutti che purtroppo abbiamo vissuto tutti un'emergenza che nessuno si aspettava, che è stata la pandemia da Covid-19, che di fatto ha bloccato per 2 anni sia l'azione politica del governo e ha portato tutti a fare delle scelte. E in questi 2 anni io credo che il governo regionale ha scelto di salvare quelle che immediatamente erano le vite umane, piuttosto che la visita, bloccando di fatto quelle che erano le visite, che ne so, all'Anca piuttosto che una cataratta. E ad oggi comunque c'è stato uno snellimento anche di quelle che sono le liste d'attesa. Per il resto, niente, sono ancora più convinta della scelta che ho fatto. Bene, Giuseppe D'Alonso, azione. Sì, io devo dire che ho, per un triennio ho avuto modo di toccare con mano l'amministrazione di Marsiglio in qualità di sindaco di un piccolo territorio, e va detto, perché poi è un dato di fatto, quindi parliamo di cose concrete, che insomma non ho trovato l'amministrazione che magari ho avuto modo di vedere nei passati anni, perché avendo fatto il sindaco per 3 mandati, quindi ho avuto la possibilità di valutare l'operato delle singole amministrazioni. Devo dire che quella di Marsiglio non è stata un'amministrazione brillante per i propositi che si erano messi a sistema quando insomma è stato eletto. Ora, io non voglio tornare sul modo delle elezioni, il candidato regionale proiettato da Roma per le alchimie romane, eccetera eccetera, però faccio una valutazione di fatto di quello che è successo sul territorio. Un'amministrazione che non ha avuto un rapporto continuo con il territorio, se non a spot con chi magari aveva più qualità e capacità di interloquire con qualche assessore, qualche consigliere. Non ho visto un programma di lavoro. Io ricordo il master plan, invece era un qualcosa di pianificato e che poi ovviamente qualcuno ha rimodulato, e la fortuna di Marsiglio forse è stato proprio il PNRR che insomma ha proiettato risorse sui territori e magari gli ha tolto qualche castagna dal fuoco, perché altrimenti non vedevo alcuna pianificazione. Per quanto riguarda invece la provincia di Teramo, il mio collegio, devo dire che su Teramo non c'è proprio nulla, ma non è che lo dice Giuseppe D'Alonso, lo dicono tutti gli indicatori. Se noi andiamo a vedere il campo edilizio, andiamo a vedere gli agricoltori, andiamo a vedere la parte, si è parlato anche del discorso del borsacchio, si è fatto cenno, ma guardate che lì si è proprio sfiduciata la democrazia amministrativa. Io credo che il rispetto verso un'amministrazione e chi rappresenta quell'amministrazione, a prescindere dal colore politico che magari vige in quel momento, è basilare per un governo centrale come quello della regione Abruzzo. Io credo che Marsiglio non sapeva nemmeno che cosa stesse succedendo in consiglio quando è arrivato questo emendamento alle 2 di notte, dove si dice di cancellare un qualcosa, quel qualcosa parliamo di 1000 ettari di territorio, quando la regione stessa ha fatto delle procedure, ha approvato un PAWA, un PAN, che è comunque il piano regolatore della zona del borsacchio, e poi la notte si svilisce il tutto, quindi mettendo in discussione anche delle risorse. Io credo che ci siano anche responsabilità in tal senso. Una regione che non dialoga con se stessa, il vicepresidente della provincia, della regione, che delibera, approva uno strumento importante come il piano regolatore, il PAN, e poi il consiglio che comunque rimodula il tutto, rimettendo in gioco questo meccanismo che ha costato delle risorse alla regione. Quindi credo che insomma sia veramente un fallimento l'amministrazione di Marsiglio. Domenico Di Matteo. Io capisco che chi sta all'opposizione e oggi si ricandida, capisco tutte le... deve trovare il modo per criticare l'amministrazione che sta per finire. Invece parto dal presupposto che anche chi sta ai banchi dell'opposizione dovrebbero aiutare la maggioranza, perché non può essere una palla come quando uno gioca, no? Da una parte e da un'altra, deve salvaguardare soprattutto il territorio, lavorare per il bene degli abruzzesi. Io non voglio entrare nei particolari ben precisi del borsacchio, però dico, mi metto nei panni di tutti coloro che non potevano nemmeno ristrutturare la propria abitazione, mi metto nei panni di coloro che hanno preso delle multe per salvaguardare un pezzettino di terra, ma dopo 100 metri davanti casa hanno preso delle multe. Quindi
Non voglio, io tutta la costa di Roseto, già c'è il vincolo per quanto io sappia, quindi si può rivedere tutto, per carità, dobbiamo salvaguardare l'ambiente, io sono ambientalista, un animalista, quindi va bene tutto, però ci vuole anche il rispetto delle persone che stanno in quell'area, perché quelle non sono persone che vanno abbandonate, pagano le tasse come tutti gli altri, quindi queste persone devono essere salvaguardate. L'amministrazione comunale di Roseto poteva fare qualcosa in più negli anni passati. Oggi si critica Marsiglio perché forse non lo sapeva. Marsiglio, secondo il mio punto di vista, ha fatto tante cose, è stato forse l'unico presidente, per chi forse chi non lo dice perché se lo dimentica, che ha girato tutti i comuni della provincia, della regione Abruzzo, tutti come sempre presenti in qualsiasi manifestazione. E sta storia che lui sta a Roma, perché c'è questo accento, è veramente una cosa di bassa politica regionale, perché la conoscenza dei territori si fa girando e parlando con le persone e cercando di sviluppare. È vero che parecchie cose poteva fare meglio, ma altrettanto vero che ci vuole anche chi ha fatto i sindaci, e io l'ho fatto, non si può fare tutti in un batter d'occhio. Grazie. Eraldo Trignani, detto Fabrizio, rispetto a questo tema, per chiudere il secondo giro e poi fermarci un attimo per la prima pausa. Prego. Ma io ritengo che il Presidente Marsiglio abbia operato bene. C'è stata una crescita della regione Abruzzo in diversi settori, in particolare quello turistico. È chiaro che bisogna alimentare sempre di più questa politica della crescita. Il fatto della presenza sul territorio, io posso confermare, posso testimoniare che è stato presente in quasi tutte le manifestazioni che si sono verificate, perlomeno in provincia di Teramo, ma penso anche per il resto dell'Abruzzo. Altro particolare importante che ha reso visibile l'Abruzzo attraverso delle manifestazioni molto importanti, degli eventi molto importanti, quali la partenza per esempio da Teramo del Giro d'Italia, che io non ricordo sia in passato avvenuto. Anche quest'anno ci sono anche tutto gli altri percorsi ciclistici che ci sono stati, con la partenza pure da Chieti, dalla zona litorale del Chietino. Anche quest'anno ci saranno degli arrivi, per esempio a Prati di Tivo, del Giro d'Italia, in altri contesti territoriali, sempre della regione. E questo non può che dare visibilità, che dare spazio insomma, a livello internazionale ad una regione che praticamente negli anni invece non ha avuto questa visibilità. Tra l'altro stiamo parlando di situazioni in cui si parla della tratta ferroviaria Roma-Pescara, ma una tratta ferroviaria in cui è un problema veramente da tanti anni che esiste, ma che comunque Marsiglio è stato lì ad interessarsi, roba che invece in passato non è mai avvenuta. Cioè nessuno ha posto in essere delle situazioni, si è reso conto che quella tratta viaria andava migliorata. Nessuno si è reso conto che per esempio la mobilità ferroviaria nell'Abruzzo va migliorata, e invece adesso si sta valutando un miglioramento anche di quello che riguarda la ferrovia da nord verso sud, che attraversa appunto la regione Abruzzo. Penso che l'attenzione verso le peculiarità del territorio da parte del Presidente c'è stata tutta. Chiaramente non tutte le cose possono essere risolte in un battibaleno, ma ci vorrà comunque del tempo, ci vorrà in sostanza delle attenzioni ancora maggiori. Anche la rete sanitaria, ma parliamo della rete sanitaria, ha creato un modello che prima non c'era, un modello che riguarda le grandi strutture ospedaliere per quanto riguarda gli agglomerati più grandi, quindi le città, ed una rete diffusa e capillare, quindi vicino alla gente, per quanto riguarda invece l'aspetto dei centri un po' più distanti dalle città. Bene. Quindi per avvicinare le persone. Allora, introdotto il tema della sanità, l'ha fatto in parte anche qualcun altro nel giro precedente, da questo ripartiremo subito dopo la nostra prima pausa. Restate con noi.
Siamo tornati in studio, prosegue il confronto tra i candidati di 6 delle 12 liste candidate in provincia di Teramo per i seggi in consiglio regionale, 3 della coalizione di Marsiglio e 3 della coalizione di Luciano D'Amico, i quali, ricordo ai nostri telespettatori, saranno ospiti domani sera sulla nostra emittente per il primo confronto in assoluto tra i due candidati governatori a partire dalle ore 22. Ora parleremo di un tema specifico, che è quello della sanità, perché la sanità investe l'80% del budget della regione. Quando vi troverete di fronte al bilancio regionale, lo sapete già, ma insomma, se doveste essere eletti all'emiciclo saprete, così come nella realtà, che tutte le risorse della regione praticamente sono indirizzate verso questo settore. Allora vi chiedo intanto un giudizio sulla ASL di Teramo, perché questo è, diciamo, un po' lo strumento gestionale che coincide con quello del territorio ed anche del vostro collegio elettorale, ma poi soprattutto un giudizio sulla nuova rete ospedaliera così come è stata configurata nel documento che è stato approvato nell'ultimo consiglio regionale in relazione sia ai presidi ospedalieri, quello di Teramo, col tema della ubicazione che è ancora tutto in piedi, Giulianova, Sant'Omero, Atri, ma anche della sanità di prossimità a cui faceva riferimento qualcuno prima. Allora, in questo contesto di temi, il primo a rispondere, la prima lista a rispondere è la Lega con Francesca Persi, che aveva già in qualche modo indirizzato l'intervento precedente su questo argomento. Allora, come ha detto il direttore, appena accennato il direttore, è stata approvata la rete sanitaria. E per quello che riguarda, allora, io sono molto contenta, ho dato una letta veloce, non sono del settore, non sono, però ho dato una letta e comunque ho chiesto anche spiegazioni. Il programma approvato, appunto, il progetto della rete sanitaria approvato dall'attuale governo regionale prevede sia il rafforzamento dei presidi sanitari, dei 4 presidi sanitari provinciali, quindi Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, ma anche l'implementamento di nuovi finanziamenti sui presidi più periferici per quanto riguarda la provincia di Teramo, quindi Atri, Sant'Omero, Giulianova. E comunque non dimentica quelle che sono le aree periferiche rispetto ai presidi diciamo, principali. Quindi c'è una valorizzazione di quelle che sono la medicina territoriale, gli ambulatori medici periferici, implementando anche quelle che sono la fornitura di macchinari, personale sanitario e personale infermieristico per quanto riguarda un primo intervento nelle aree più periferiche rispetto a quelle vicino alle città capoluogo. Io volevo però tornare un attimo, perché mi dovete perdonare se cambio un attimo il tema, a quello che stavamo dicendo prima con la questione del borsacchio. Scusatemi di nuovo se cambio tema, però secondo me un confronto politico ha fatto anche su questo nel botta e risposta anche tra candidati, e volevo appellarmi anche al candidato Giuseppe D'Alonso. Perché Giuseppe D'Alonso è stato il mio sindaco e in diverse battaglie nei confronti di quello che è l'ente parco Gran Sasso Laga ci siamo trovati vicini, perché ci siamo lamentati di quelli che sono i vincoli che l'ente parco ha imposto ai nostri territori, non tenendo affatto conto di quello che è l'aspetto antropologico che incide sul territorio stesso. Però oggi lo trovo a criticare quello che è stato l'intervento sul borsacchio, che in maniera diversa, spostandoci solo di qualche decina di chilometri, ribalta la situazione. E io in questo chiedo un pochino di onestà intellettuale da parte di tutti i candidati, perché non si può predicare nella propria zona in un modo e quando arriviamo al mare poi ribaltiamo quelle che sono le nostre posizioni, perché se ci lamentiamo che l'ente parco nazionale vincoli la vita di noi cittadini sulle aree montane, non possiamo dire e dichiarare che la stessa cosa interviene nella riserva del borsacchio, ledendo quelli che sono i diritti dei cittadini e dei proprietari terrieri. Allora, io avevo in programma, ve l'ho detto anche a microfoni spenti, una domanda specifica sul borsacchio, perché questo è il tema di cui la cronaca si è occupata, quindi no, avete già utilizzato parte dello spazio, quindi non sarò ripetitivo nel riproporvela. Ora sulla sanità, poi naturalmente anche sul borsacchio, chi vuole dire qualcosa può tranquillamente aggiungere o replicare nel caso
volesse farlo D'Alonso. Atteniamoci sulla situazione dell'ASL in particolare per capire insomma, quanto possa incidere questa nuova rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale. Il secondo a rispondere è Chiavetta. Dunque, io credo che quando parliamo di sanità, e a questo punto sarò costretto anche a dire qualcosa sul borsacchio, noi dobbiamo parlare sì di, come dire, di strategie, di programmi che investiranno il nostro futuro, ma dobbiamo parlare anche di ora. Qui c'è gente che ora ha problemi e ora non riesce a curarsi. Innanzitutto perché le condizioni economiche di questa regione certo non sono così brillanti e fanno sì che quasi un quarto della popolazione si trovi in condizioni di povertà assoluta o relativa. È un dato che non tiro fuori io, è un dato che, come dire, che potete trovare ovunque. Detto questo, non possiamo non pensare al fatto che la sanità oggi in Abruzzo ha un buco di 90 milioni di euro per le prestazioni che vengono chieste in altre regioni ed è un dato di fatto che per potersi curare bisogna andare fuori regione. Io ne ho esperienze personali in famiglia, io un mese fa, io non qualcuno che me l'ha raccontato, sono andato a prenotare una risonanza magnetica, mi hanno proposto gennaio 2025, quindi questi sono i fatti. A questo punto è vero che bisognerà guardare al futuro e immaginare la sanità del futuro, ma è vero anche che bisogna pensare a chi ha problemi oggi. Chi ha problemi oggi ha bisogno di medici negli ospedali, ha bisogno di medici nei pronto soccorsi, si sono pronto soccorsi pieni con un medico, tante volte succede questo. Un'altra esperienza personale, il mio medico di base sta per andare in pensione, non può andare perché non c'è un medico che lo sostituisce, cioè 1500 mutuati assistiti che rimarranno senza medici. Ora i problemi vanno affrontati subito per la gente che sta male, non per quella che si ammalerà fra 20 anni, fra 30 anni, perché le strutture di cui oggi voi parlate, se andrà bene, le vedremo sul territorio operanti fra 20 anni. Questi sono i dati. Fra 20 anni però chi oggi ha bisogno di una risonanza, chi oggi ha bisogno di un intervento importante, non ci sarà più, a meno che non sarà salito su un treno e non avrà affrontato un viaggio della speranza dal quale spesse volte non si torna. Vabbè, volevo dire qualcosa sul borsacchio, ma ce lo approfitterò dopo. Ci saranno anche altri interventi. In effetti lei ha introdotto un altro tema che avevo dimenticato nella mia introduzione sulla domanda, che è quello appunto del personale sanitario che insomma in Abruzzo, non soltanto in Abruzzo, è assolutamente carente. Rosaria Ciancaione. Grazie. La sanità abruzzese, la sanità diciamo dell'ASL, portata avanti dall'ASL di Teramo. Io credo che intanto c'è da dire che questa rete ospedaliera che è stata approvata, questa legge regionale che ha approvato la nuova rete ospedaliera, manca di una visione strategica, se vogliamo, quindi una caratterizzazione ben precisa di un raccordo sostanziale tra l'ospedale e il territorio, che poi sono, diciamo, è la cosa più importante, se vogliamo, per il futuro almeno della sanità. Questo sicuramente sarà uno dei temi, delle problematiche che andremo ad affrontare nel momento in cui andremo, diciamo, a governare la regione come centro-sinistra. È uno degli obiettivi principali, perché andare a dare una caratterizzazione appunto precisa della sanità in Abruzzo, quindi nella provincia di Teramo, quindi l'ASL di Teramo, comunque come tutte le altre ASL abruzzesi, penso che sia la cosa più importante e determinante, e creare appunto questo raccordo tra quello che è l'ospedale, quello che è il territorio, forse è la linea di demarcazione tra una sanità che funziona e una sanità che non funziona. Questa è la base del nostro ragionamento. Perché dico questo? Perché utilizzare i fondi del PNRR poi per poter appunto creare queste case di comunità che sono dislocate, poi innanzitutto andremo a vedere se poi queste case di comunità sono dislocate anche bene sul nostro territorio, anche nel teramano, perché poi andare a vedere se stanno per
per esempio nelle zone interne, perché poi sappiamo che la sanità territoriale è nata proprio per dare risposte alle, no, alle zone più interne, cioè che sono difficilmente raggiungibili, che, o meglio insomma, che sono più critiche rispetto a questi aspetti, e quindi andremo a vedere come sarà, diciamo, come è stato utilizzato questo fondo del PNRR, questi fondi del PNRR, per andare a dare risposte eventualmente anche di rimodulazioni puntuali e caratterizzanti. Ma questo poi non deve impedirci, e lo faremo perché è fondamentale anche questo aspetto, raccordare la medicina del territorio con i medici di medicina generale, cercando di capire cosa bisogna fare appunto per istituire dei sistemi incentivanti che possano aiutare proprio questa collaborazione tra i medici di medicina generale e il funzionamento delle case di comunità, che serviranno soprattutto a ridurre appunto le lunghe file al pronto soccorso, perché se noi saremo bravi, come lo saremo, a individuare appunto in queste case di comunità dove dovremo mettere il personale, qui poi il discorso si fa molto più ampio, magari lo riprenderemo, ma quello è la chiave di volta per poter ridurre liste d'attesa, lunghe file al pronto soccorso. Domenico Di Matteo, UDC Democrazia Cristiana. Marsiglio in questi 5 anni, insieme all'assessore Verì, ha cercato di colmare alcune defezioni per quanto riguarda la sanità. È vero che bisogna fare di più, perché la vita pubblica, la vita della persona è importante, però con questa approvazione della rete, no? E quindi si è cominciato un percorso nuovo, secondo me, di stare vicino più al cittadino. Io sempre combattuto e continuerò a farlo per l'ospedale Sant'Omero, perché adesso tutti quanti si lavano la bocca dicendo l'ospedale chiude, non chiude. L'ospedale Sant'Omero non chiude. È vero che manca, perché la verità è sempre una, è vero che manca un po' di personale, ma altrettanto vero però che Sant'Omero è un ospedale di frontiera. È un ospedale di frontiera perché stiamo vicino alle Marche. È altrettanto vero quella che diciamo, deve essere ridotta è la mobilità passiva, perché è vero che chi governava prima di Marsiglio, nella sanità c'era un buco, se non ricordo male, di 100 milioni. Oggi è stato abbassato circa il 15-20% grazie a Marsiglio. Quindi è vero che c'è tante cose da fare, ma altrettanto vero però che il Presidente si sta organizzando anche per la prossima legislatura per fare del bene al nostro territorio. Tornando su Sant'Omero, Sant'Omero è un piccolo gioiello, ci sono dei buoni medici, personale infermieristico che sta vicino al cittadino, diciamo che manca un po' di personale, questo è vero, ma altrettanto vero però che l'amministrazione regionale si sta adoperando per migliorare anche questo aspetto che è fondamentale per la vita pubblica, ma soprattutto in particolar modo per la Val Vibrate, perché nel periodo estivo arriva a circa 300.000 persone, quindi lì c'è un punto veramente fondamentale per ridurre la mobilità passiva. Quindi questo, io sono convinto che torneremo Marsiglio continuerà ancora con questo lavoro anche con l'appoggio dell'UDC. Trignani, Forza Italia. Guarda, io volevo rappresentare una cosa sulla sanità. Molti anni addietro fu commissariata la sanità e c'era il governo di centrosinistra. Dopodiché subentrò un governo di centrodestra, quello di Chiodi, che risanò la situazione. Quindi è andata avanti, poi ritornando, insomma, sono avvicendate le varie forme governative regionali, e attualmente diciamo che la sanità è stata ritoccata attraverso questa nuova rete che sicuramente consentirà dei miglioramenti. Io sono di Mottori, a Mottori c'è un distretto sanitario che è molto funzionale. Di recente ho visto che è stato dotato di nuove attrezzature, di nuove strumentazioni, e permette quindi come si diceva, anche alle persone che sono un po' distanti dai grandi centri urbani di poter usufruire dei servizi essenziali. Chiaramente il lavoro va fatto, anche perché nessuno ha la bacchetta magica, bisogna
migliora. Ma la rete, quella della realizzazione di strutture di primo livello, di secondo livello nei centri più importanti, una diffusione sempre più capillare e quindi dei servizi sanitari a livello periferico non possono che migliorare questo tenore. Dal punto di vista economico, penso che la ASL di Teramo, ma nel suo complesso la sanità regionale, non è che sia in grande deficit in questo momento, come lo era invece quando fu commissariata ai tempi del governo di centrosinistra. Marsilio anche in questo caso, e quindi tutta la sua diciamo, struttura, l'attuale struttura governativa regionale, ha dato un'impronta positiva. Sicuramente bisogna incentivare questo aspetto, bisogna migliorare alcune situazioni, anche la realizzazione dell'ospedale a Teramo. Io ho una mia visione dell'organizzazione ben chiara della realizzazione di questo ospedale. Però è anche vero che lì gli organi, diciamo, del luogo, gli enti locali si dovrebbero pure, i rappresentanti, decidere su che cosa, insomma, e fare un confronto obiettivo, cioè certo è costruttivo dove realizzare questo ospedale. Non possiamo lì ogni volta rimbalzare le responsabilità quando invece c'è già un finanziamento pronto, si potrebbe già partire, trovare le condizioni giuste. Bisogna dare risposta, dare risposta significa dare concretezza, bisogna lavorare. Io per esempio sono abituato a lavorare anche in situazioni di emergenza e lì bisogna dare risposte per quello che è, non si possono raggirare con giri di parole e poi rimane sempre lì perché il problema non viene risolto. Grazie. Giuseppe D'Alonso. Ma io credo che noi dobbiamo vedere questa rete ospedaliera bene nella forma, ma dobbiamo vedere nei contenuti, perché poi vederla uscire a fine quinquennio mi sa tanto di uno spot elettorale che, lungi da me adesso dargli questa denominazione, però c'era tempo per poterlo fare un po' prima e poi metterlo in pratica, perché il tema è proprio quello. Allora, intanto io credo che prima di individuare responsabilità del passato, qualcuno lo ha detto poco prima di me, bisognerebbe conoscere meglio la materia. L'assessore alla sanità del governo precedente, insomma, ha portato il rientro sanitario, quindi va dato merito, perché se c'è stato un deficit viene un po' dalla storia. Quindi quando precedente si riferisce al governo D'Alfonso. Al governo D'Alfonso, Silvio Paolucci, l'assessore, che ha fatto un grande lavoro per fare in modo che oggi poi ci sia il rientro della regione Abruzzo. Quindi bisognerebbe un attimino conoscere meglio la storia, perché il deficit sanitario viene forse da oltre l'amministrazione di D'Alfonso. Detto questo, una riflessione però va fatta in maniera puntuale. Allora, noi, lo ha detto il nostro direttore, il sistema sanitario assorbe l'80%, parliamo di 3 miliardi e 500 poco più di somme che, insomma, vengono distribuite per fare in modo che funzioni la sanità. E c'è anche qui un dato di fatto: la sanità non funziona. È stato detto, lo voglio ribadire, cioè l'elemento della mancata cura del cittadino abruzzese, ma lo vogliamo prendere in considerazione sì o no? Cioè, noi abbiamo una percentuale di abitanti della nostra regione Abruzzo, e poi possiamo arrivare anche su Teramo, che non riescono più a curarsi perché non hanno la possibilità di evitare le famose code, perché ce ne sono. Io invito tutti ad andare a prendere un appuntamento al CUP per una risonanza, è stato detto, ma lo voglio ripetere: se c'è un problema oncologico si rischia che quando si va a fare la RM, cioè il paziente non esiste più perché si aspettano 2 anni. Questa è la realtà dei fatti. E quindi dico io, vogliamo andare a valutare che cosa succede sul territorio? Vogliamo capire sì o no che ci sono persone che non hanno più il diritto alla cura, che io credo, come la sicurezza, la sanità e la scuola, sono fondamentali di rispetto per il cittadino? Allora è qui che c'è il problema. Bene la rete, ma dove sono i contenuti? Bene le cosiddette i presidi di prossimità, ma dove, quando, come? Quali sono gli strumenti che mettiamo dentro e soprattutto le maestranze? Noi non abbiamo più, come devo dire, centri di qualità nel nostro Abruzzo, nella nostra provincia. Si parla di ospedali, si parla di presidi, e qui si evince un po' il tono di questo Marsilio, cioè il modo di esprimersi senza l'attenzione alle amministrazioni. Ma dove sono i fondi per fare l'ospedale di Teramo? Una struttura che costa 263 milioni, sì e no, in posta di bilancio ce ne sono 120. Dove sono?
per fare gli ospedali ci vogliono le risorse, ci vogliono le documentazioni e ci vuole la volontà. Grazie. Adesso faccio una domanda un po' riassuntiva di alcuni temi che avete già tracciato, in maniera che avete anche la possibilità magari di intervenirvi nuovamente, perché il tema è generale e riguarda, voi siete tre candidati, peraltro tre diciamo della parte interna e tre della costa, che sperimentate da vicino, alcuni anche per averlo amministrato, un territorio molto fragile, erosione sulla costa, vulnerabilità nelle aree interne, addirittura il terremoto e tutta la partita della ricostruzione. Su questo la Regione Abruzzo ha, se non competenze dirette rispetto all'emergenza, ha una capacità e una come dire, sovranità legislativa molto rilevante. È stata approvata una legge urbanistica proprio qualche settimana fa, nelle ultime sedute della legislatura. Esiste un tema che è necessario di attenzione, per esempio alla cura della terra, di qui tutta la partita degli agricoltori. Ecco, il tema del, non soltanto dei cambiamenti climatici, ma dell'impatto sulla nostra capacità di resilienza, credo che sia il tema forse principale che avvolge un po' tutto nella prossima consigliatura. Voi da aspiranti consiglieri regionali, che tipo di approccio darete alla vostra presenza se eletti su questo tema che, ripeto, sarà quello che determina anche la sopravvivenza del nostro territorio, la sua resilienza, appunto. Iniziamo con Trignani in questo caso. Guarda, per quanto riguarda la gestione del territorio, diciamo la tutela ambientale, penso che la regione nostra, appunto, è soggetta a rischi sismici, idrologici, cioè, quindi bisogna fare una particolare attenzione. È necessario quindi adottare politiche di tutela ambientale e di gestione del territorio, che in particolare che conciliano con lo sviluppo sostenibile, con la salvaguardia anche delle risorse naturali e la prevenzione di disastri ambientali che ci sono. Diciamo che in carattere generale, poi va nel particolare, perché poi i due territori, insomma, allora la nostra provincia, come anche le altre tre province dell'Abruzzo, sono caratterizzate da un territorio montano e dalla fascia costiera. E chiaramente che quindi bisogna occuparsi sia per quanto riguarda la parte boschiva e cose dell'entroterra, quindi la salvaguardia di quelle risorse naturali all'interno, che riguarda invece l'aspetto marino, come può essere, appunto, come dicevo prima, la salvaguardia degli arenili, per quanto riguarda anche gli altri aspetti, l'inquinamento appunto marino e altri aspetti. Per quanto riguarda, però, voglio fare una precisazione riguardo alla sanità. Mi sembra che fu commissariata la sanità prima del governo Chiodi, mi sembra, non, poi ci fu invece poi un intervento forse risolutivo con il governo Chiodi stesso all'epoca, facendo questa, ma io ricordo questo se non erro. Quindi diciamo che in sostanza le politiche devono essere attuate, dobbiamo dare una molta, quindi evitare magari anche, ecco, degli eccessivi, insomma, insediamenti di abitazioni, cioè di costruzioni in determinate aree, in determinati luoghi. Bisogna contemperare un po' quali sono le caratteristiche dei vari territori attraverso delle politiche di salvaguardia e di sviluppo, insomma, del territorio. L'attenzione è importante, gli eventi climatici è chiaro vanno considerati, perché i rischi di siccità, di altre situazioni sono alla luce, cioè sono alla luce di tutti, insomma, non hanno che da considerarsi, da tenere in debita, diciamo, apportare le giuste considerazioni nelle varie fasi di produttività, sia riguardo dell'agricoltura e di quant'altro. E bisogna tener conto, considerare anche quello che è l'inquinamento marino, che va, insomma, anche in quest'ottica vista. Bisogna avere un'attenzione particolare a quella che è la gestione del territorio nel suo complesso. Grazie. D'Alonso. Io credo, direttore, che sforerò, perché ha messo due argomenti insieme che sono corposi, quindi io non so se riesco a stare. Guardi, si divida tra la costa e la sua amata montagna. Allora, partiamo dalla mia amata montagna, come ha detto il direttore, perché credo di avere... Lei è stato anche provocato sul tema delle aree protette. Appunto, credo che sia un tema a me molto caro e credo di avere, faccio il presuntuoso, qualche, diciamo, competenza acquisita proprio nel territorio e nelle modalità di gestione del territorio.
Io credo che l'entroterra non ha più bisogno, l'ho detto prima, voglio ripeterlo, di spot. L'entroterra ha bisogno di una politica di attenzione puntuale, precisa e soprattutto risolutiva del problema dello spopolamento e della cura del territorio. Perché se è vero che noi parliamo di disastri, se è vero che parliamo di dissesti, dobbiamo anche parlare di mancata prevenzione e cura del territorio, cosa che questa regione non ha fatto nel quinquennio, se non, ripeto, a spot, dove si creavano eventi disastrosi, frane, smottamenti e quant'altro, con magari la corsa al politico di turno per farsi dare un contributo per cercare di arginare il momento. Questo è il male di questa regione. Non c'è una programmazione ben dettagliata per quanto riguarda il sistema di prevenzione anche delle aree, come devo dire, protette, e soprattutto non c'è una revisione, per rispondere anche alla mia amica Francesca, di quegli strumenti che vincolano le aree protette. Guardate che il brand di un'area protetta produce un effetto positivo per chi vive l'area protetta. Cosa diversa invece è la norma che comunque è nata nel lontano 93-94 e ormai vetusta, ha bisogno di una revisione, e quindi il legislatore in questa fase potrebbe essere sicuramente la regione, dovrebbe rimodulare la 394 per le aree dell'entroterra, perché quello che si è detto, il vincolo al contadino, il vincolo al boscaiolo, io ho vissuto sulla mia pelle queste situazioni, ma è altra cosa invece arrivare lì con una sciabola e tagliare quello che si trova sul territorio. Questo non è amministrazione democratica, ma è un altro tipo di amministrazione che a chi parla non appassiona. Per quanto riguarda invece la parte, come devo dire, più verso il mare, più la costa, beh, guardate, noi vediamo un'erosione continua che attanaglia la nostra spiaggia, la parte nord del nostro bellissimo mare abruzzese, Alba Adriatica, non esiste più, se andiamo a vedere manca proprio un pezzo di spiaggia, e i fenomeni stanno andando sempre verso la bellissima Tortoreto, e quindi si presume che insomma ci siano dei problemi. Anche lì non vedo una programmazione puntuale e precisa, se non qualche soldo che arriva per mettere qualche scoglio. Io credo che l'Abruzzo e soprattutto la provincia di Teramo, guardate, noi abbiamo una provincia che è, come devo dire, dimenticata dal governo Marsiglio. Lo dice il fatto, faccio un esempio calzante, Prati di Tivo, una stazione sciistica dove sono spesi soldi a gogo da parte della regione, della provincia, delle amministrazioni locali, e ad oggi ferma. Si fanno spot, il commissario Castelli, sento, dice adesso do 8 milioni della ricostruzione al comune di Fano Adriano per fare la gabbinovia che va verso l'abetone. Ma dico io, ma possiamo ancora credere a queste follie? Ma bene, iniziamo a fare cose buone. Grazie, grazie, grazie. Di Matteo, si faceva riferimento proprio alla sua Tortoreto, questo discorso riguardante l'erosione. Giusto, l'erosione è un problema forte, perché tutti, diciamo, i paesi di mare, cominciando, diciamo, fino da Martinsicuro fino a Vasto, quindi si vive di turismo, perché il turismo è l'asse trainante attualmente a livello locale. È vero che Alba Adriatica ha avuto dei problemi, ancora dei problemi, è vero pure che l'amministrazione D'Alfonso fece degli interventi a pioggia, piccoli, piccoli interventi. Attualmente l'amministrazione Marsiglio ha fatto anche piccoli interventi, si pensava che potessero, diciamo, dare più frutti, per carità, perché i fatti sono evidenti, però è altrettanto vero che comunque ha cercato, diciamo, di dare dei contributi per tamponare, e adesso si sta portando avanti un progetto già dichiarato di salvaguardare un po' la costa che va da Martinsicuro fino a Giulianova, perché io ritengo che il turismo, come dicevo prima, è l'asse trainante per quanto riguarda l'intera costa, e viva Dio se col turismo ci vivono tantissime persone e dà un'immagine forte all'intero Abruzzo. Non dobbiamo dimenticarci anche però delle zone interne, perché le zone interne, per evitare lo spopolamento, dobbiamo cercare di dargli, diciamo, più contributi per far sì che le persone non vanno via da questi paesi, perché sennò si perde la cultura, si perde tutto. Quindi è stato fatto tanto, si deve far di più. Noi non dobbiamo criticare e rimbalzare le palle alla palla, come dicevo prima. Dobbiamo adoperarci tutti quanti insieme, se vogliamo bene
alle nostre province e se vogliamo bere all'intero Abruzzo, perché ci sono tantissime famiglie in difficoltà. Ecco il discorso sociale, che non ci dobbiamo dimenticare del discorso sociale. Perché? Perché è un altro argomento che io mi auguro che la Giunta Marsiglia insieme a noi sicuramente ce ne facciamo carico e porteremo avanti. Perché? Perché è finito il tempo. Il discorso della sanità è importante e va collegato col discorso sociale. Grazie. Rosaria Ciancaglione. Sì, questa è sono risposte difficili da dare in due minuti e mezzo, però insomma cerchiamo di essere abbastanza sintetici. Allora, intanto il nostro territorio, appunto l'abbiamo detto, è composto dalla parte più montuosa, quindi più interna, e dalla parte della costa. Allora, cosa serve alla parte interna? Io penso che sono sicuramente importanti fondi che dovrebbero essere reintegrati rispetto anche alle zone terremotate. Poi anche su questo c'è da fare un ragionamento, perché ci sono dei paesi, per esempio, che hanno subito tanti danni e non stanno nel cratere, quindi su questo bisognerebbe vedere come fare, perché sinceramente sono cose che bisognerebbe completare e portare avanti. Questo sicuramente sulle parti interne, ovviamente questo eviterebbe anche, si avrebbe degli effetti anche sullo spopolamento. Sulla costa credo che sia fondamentale tornare a riconquistare situazioni che hanno a che vedere non tanto con i ripascimenti, perché questi ripascimenti che poi non servono a niente sulle spiagge, ma quanto a programmare e progettare scogliere che possano effettivamente evitare l'erosione della costa. E su questo dico, io penso che il Movimento 5 Stelle possa dare un contributo fondamentale, ma soprattutto in termini generali, perché quello che manca e quello che è mancato alla Regione Abruzzo in questi anni è quello della programmazione, perché la programmazione, a cui segue poi la progettazione e l'esecuzione delle opere, è la cosa più importante che questo centro-sinistra andrà poi a portare alla regione all'interno di questa regione da governare, perché governare significa proprio questo, quindi partire da un programma, andare poi sulla progettazione e poi quindi alla gestione, ed è quello che manca su tutte le cose, manca sulla sanità, l'abbiamo visto, il 7,6% della popolazione abruzzese rinuncia oggi a curarsi proprio per le problematiche di cui abbiamo parlato, proprio perché non siamo riusciti a valorizzare la medicina sul territorio, quindi a eliminare liste d'attesa o comunque a ridurle in un modo abbastanza importante, direi. Tutto questo fa effettivamente pensare a un errore di base, che è quello appunto di avere un chiaro in mente che cosa si vuole fare della nostra regione, e per avere chiaro in mente cosa si vuole fare di questa regione non possiamo assolutamente trascurare il fatto che si debba partire dalla programmazione, quindi programmazione, progettazione, esecuzione, quindi gestione, ed è quello che noi dobbiamo fare, ed è quello che noi faremo, è quello che farà il nostro presidente D'Amico quando appunto diventerà il presidente della nostra regione. Su questo siamo sicuri, noi come Movimento 5 Stelle daremo una mano, credo importante, molto importante, insieme a tutte le altre forze politiche che ci accompagnano. Ennio Chiavetta, Alleanza Verdi Sinistra. Dunque, io penso che siano arrivati al pettine i nodi di una storia che ci ha visti protagonisti di uno sviluppo che non si è mai preoccupato di valutare le compatibilità ambientali. E chiudo la parentesi, ieri ci siamo ricordati tutti ancora una volta della tragedia di Rigopiano. Esatto. Che ne è un Quindi per il nostro territorio è fragile. Il contesto nel quale questa fragilità si inserisce è un contesto drammatico, perché qui passiamo da sei mesi di siccità assoluta a inondazioni devastanti. Se non curiamo il territorio rischiamo tragedie immense. Come si cura il territorio? Certo, ci sono quelli che hanno più esperienza e più competenza di me, ma in assoluto, per chi si occupa di politica, io credo che noi dobbiamo tener conto che il territorio lo tiene, come dire, in stato di efficienza l'agricoltore che coltiva il terreno e lo tiene, come dire, lo rende, come dire, sicuro, una manutenzione adeguata dei corsi d'acqua che non viene assolutamente fatta, un'attenzione all'ambiente in maniera
generale e complessiva, così come la politica dei parchi in Abruzzo ha cercato di introdurre. Io vorrei dire una cosa, perché qui ne abbiamo parlato davvero poco. Questo centrodestra, ma non solo questo, ma anche quello di ieri, è un tantino, come dire, un tantino restio a sopportare un'attenzione di questo tipo sull'ambiente. Io vorrei ricordare che nel 2012 Chiodi tentò, senza nessun risultato, di intervenire lo fece, trasformò la riserva del Borsacchio da longitudinale rispetto al mare in trasversalmente verso la collina, andando a creare oggi i problemi che si vorrebbe risolvere. Era il 2012, l'ha fatto Chiodi. Così come poi il Marsiglio lo scorso anno ha tentato, senza successo, se non avesse avuto successo Chiodi sarebbe stato meglio, ma per fortuna qui senza successo, di eliminare 6.400 ettari dal parco Velino Sirente. E aggiungiamo poi il blitz del 28-29 dicembre. Io credo che l'attenzione all'ambiente dovrebbe diventare bipartisan, cioè dovremmo... Vabbè, finisco occuparcene qui. Tutti. Beh, sì. Chiudo io il suo ragionamento. Francesca Persia, che scuoteva la testa, adesso mi spiegherà anche perché. No, a me fa ridere il fatto che i demeriti vengano da vicino, quindi dall'attuale governo Marsiglio, e i meriti vengono, e i meriti invece vengano da lontano, dell'epoca di Luciano D'Alfonso. Allora, per quanto riguarda la cura del territorio teramano, il governo Marsiglio ha tenuto molto, è il governo che ha cura proprio della regione Abruzzo, e lo voglio dire a gran voce, perché è un governo che sì tiene conto dell'ambiente, ma tiene conto anche dell'aspetto umano, antropologico all'interno dell'ambiente stesso, non come una figura che leda l'ambiente, ma come un valore aggiunto che fa parte della natura. E su questo voglio portare anche l'esempio della questione del fascio di luce rosa in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia sul paretone del Gran Sasso. Per quanto riguarda invece l'erosione della costa è vero, c'è stato fatto un primo intervento puntuale sul comune di Alba Adriatica per quanto riguarda il ripascimento della spiaggia, che però purtroppo è stato un intervento che non ha portato alcun vantaggio nei confronti né degli operatori turistici né nei confronti della spiaggia stessa. Quello che propongo io e che propone anche il governo regionale è un intervento che copra l'intera costiera, non solo teramana ma abruzzese, perché di fatto è stato dimostrato che quando si interviene con interventi puntuali e, realizzando scogliere su un comune, di fatto il comune limitrofo è quello che poi subisce, per una questione di corrente e di maree, l'erosione delle spiagge e quindi della costa. Quindi io credo che la cura dell'ambiente deve essere un progetto molto più generale e unitario, che riguardi non solo ogni singolo comune, perché di interventi spot troppi ne sono stati fatti, e purtroppo anche dal centro-sinistra, e purtroppo sono interventi che vanno a tappare il buco in quel momento, ma che di fatto lasciano il cratere sotto. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, io mi occupo di dissesto idrogeologico, una nota amara la voglio sottolineare per tutti. Gli interventi di prevenzione che dovrebbero attenere la prevenzione di frane, cadute masse e quant'altro, purtroppo sono interventi che a livello elettorale non portano a grandi risultati, perché frutta più un asfalto, un marciapiede, una grande città, piuttosto che un intervento di difesa da caduta massi in un luogo nascosto, che però preserva quella che è la vita umana. Io questo chiederò, proprio un'implementazione di fondi per quanto riguarda la tutela dei territori più fragili e una monitorizzazione di quello che è l'intero territorio teramano, intervenendo puntualmente su quelle che sono le zone più delicate. Grazie Persia, ora ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio per quelli che nelle liturgie delle tribune elettorali sono definiti gli appelli agli elettori. A tra poco.
Siamo tornati in studio per concludere la nostra tribuna elettorale con sei dei rappresentanti delle liste candidate nella circoscrizione di Teramo alle prossime regionali. È il momento appunto in cui ci si rivolge direttamente agli elettori, soprattutto a quegli elettori che sono nei sondaggi tantissimi, non hanno ancora deciso se andare a votare innanzitutto. Questo è il tema dell'astensionismo, suppongo, purtroppo anche in queste regionali. Sarà difficile da scardinare, visti appunto i rapporti non molto buoni tra la cittadinanza e la politica in generale. Ecco, cosa farete voi in questi giorni di campagna elettorale, incontrando i cittadini, per convincerli innanzitutto ad andare a votare e poi naturalmente per votare per D'Armico o Marsiglio e per la vostra lista? D'Alonso. Ma intanto Giuseppe D'Alonso fa quello che fa dal 1 gennaio al 31 dicembre, stare in mezzo alla gente, parlare con il territorio, cercare di risolvere i problemi. In questa fase dove tutti dicono corriamo a raccogliere i voti, io mi sento un po' agevolato perché lo faccio nel lungo periodo. Certo, adesso c'è un'implementazione, confido molto nel fatto che i nostri cittadini sono persone intelligenti, soprattutto in quella parte che ormai è sfiduciata dalla politica, e invito loro a votare Azione, questo nuovo partito di centro equidistante dai due poli. Un partito che insomma vuole essere un riformista, vuole essere il nuovo propulsore della politica italiana e quindi della nostra regione Abruzzo, un partito che non crede più agli spot, non crede più a quei manifesti che arrivano proprio nel periodo elettorale. Noi abbiamo scelto Azione, abbiamo scelto un presidente, Luciano D'Amico, che ha delle qualità eccezionali, è un educatore, ha educato i nostri figli, ha educato la nostra collettività, è un economista, è una persona che ha le capacità, le qualità per prendere in mano la regione e portarla a gioire come ha gioito nei tempi passati. E poi ovviamente con Giuseppe D'Alonso a fianco, Luciano D'Amico sarà il nuovo presidente della regione Abruzzo, quindi invito tutti il 10 di marzo a barrare il simbolo di Azione e a scrivere Giuseppe D'Alonso. Questo garantirà che l'11 mattina il nuovo presidente della regione Abruzzo sarà Luciano D'Amico, e non dimenticare di scrivere Giuseppe D'Alonso. Grazie Domenico Di Matteo. Beh, questa è l'ultima domanda, no? Quindi sì. È l'appello che... Bene, l'UDC diciamo che appoggia la lista di Marsiglio nel centro-destra. Io come Domenico Di Matteo sono candidato, come giustamente diceva il collega, bisogna fare alla politica 365 giorni l'anno per l'intero mandato. Io ho visto diversi candidati uscenti che magari si sono visti pochi, devo essere sincero, da una parte e dall'altra, anche chi stava all'opposizione. Bisogna stare vicino al cittadino per far sì che quella percentuale di persone, quella percentuale che non vanno più a votare, anche per questo, perché hanno perso fiducia. I cittadini vogliono avere un punto di riferimento, però sempre, perché non gli occorre a volte dare un consiglio e anche far del bene. Quindi votare l'UDC, perché io sono convinto che riusciremo a prendere il nostro seggio e con Marsiglio presidente porteremo avanti tutti quei progetti che stanno in cantiere per il bene dell'intera regione. Io facendo un po' di incontri con alcuni tecnici, si lamentano che ci sono delle problematiche per quanto riguarda la sovrintendenza, e questo è un argomento che fa un grosso lavoro la sovrintendenza, però ha bisogno ancora forse di personale ancora in più per dare delle risposte certe a chi vogliono investire sul nostro territorio, perché investendo sul nostro territorio si dà occupazione anche per quanto il lavoro, perché ci sono tanti giovani che hanno bisogno di lavoro. Quindi ridurre i tanti mesi per un'autorizzazione è importante, ridurre, perché oggi per avere una risposta bisogna attendere diversi mesi. Quindi è un argomento che io insieme al Presidente Marsiglio porteremo avanti di sicuro, perché sono convinto
che il centro-destra rivinga e rivinga con una percentuale molto ma molto alta. Grazie. Eraldo Trignani, detto Fabrizio, bisogna specificarlo quello perché bisogna scrivere il nome preciso nomi, sì. sulla scheda, ed è importante appunto nel suo caso perché lei è molto più conosciuto con un nome piuttosto che con un altro, ma al di là di questo ecco anche il suo appello. Guardi, la mia discesa in politica è dettata da una solita esperienza, da una conoscenza del territorio a 360 gradi, del territorio provinciale ma anche regionale. Sono sempre la mia dedizione al servizio pubblico è stata sempre una fonte, cioè una basilare per la mia attività. Il mio programma politico, come abbiamo detto prima, mira a dare garantire sicurezza, che ritengo sia la base, una precondizione necessaria per lo sviluppo economico e il benessere sociale di tutta la popolazione. Cosa devo dire regionale? Cosa devo dire? Devo dire che in sostanza la politica deve accrescere il benessere della gente, quindi bisogna stare vicino alla gente. Io lo sono stato sempre, in ogni momento, e mi sono sempre dedicato con attenzione alle varie problematiche, ma anche ho apprezzato le risorse dei singoli territori della provincia. Votare Eraldo Trignani Fabrizio sarebbe un punto di riferimento all'Abruzzo, insieme a Marsilio, che comunque ha intrapreso un'attività molto, al Presidente Marsilio, che ha intrapreso un'attività molto importante, e penso che non possa che migliorare. Quindi barrare il simbolo Forza Italia, votate il candidato Trignani Eraldo Fabrizio, penso che con il Presidente Marsilio io possa dare un contributo notevole, sono una figura istituzionale che si cala appunto nella realtà politica che può dare grande, grande attenzione, anche perché il centrodestra in particolare Forza Italia rappresenta molto vicino a quelle che sono le istanze delle forze dell'ordine. E, tra l'altro, non bisogna dire che l'attuale coordinatore regionale, l'onorevole Nazario Pagano, è anche molto vicino per quanto riguarda appunto al Ministro degli Interni nelle dinamiche governative. Quindi possiamo dare un impulso notevole a quella che è l'attività politica che adesso è già in atto da parte del governo del Presidente Marsilio, e quindi si può dare una nuova, ancora di più linfa, ancora più vigore ad una regione che comunque sia possa, come si dice, brillare in futuro, possa migliorare quella che è la sua condizione. La ringrazio e do la parola a Ennio Chiavetta per la lista Alleanza Verdi Sinistra. Perché votare Ennio Chiavetta? Intanto, prima di tutto, perché votare Luciano D'Amico? Perché un abruzzese è nato, è vissuto e ha esercitato in Abruzzo. Non credo che l'Abruzzo, che ha dato i natali a illustri personaggi, Silone, Croce, Ivan Graziani, per essere un pochettino più leggeri, non abbia la capacità di eleggere un abruzzese alla sua guida. Votare poi la lista Verdi e Sinistra Italiana, perché oggi il tema vero è le difficoltà economiche, la povertà, e i disastri e le problematiche ambientali e la questione climatica. Votare Ennio Chiavetta perché? Perché votare Ennio Chiavetta significa portare in regione una persona che ha avuto una lunga esperienza in amministrazione, che conosce il territorio perché comunque lo ha vissuto, che garantisce che certe operazioni che sono evidenti, no? E torno un attimo al borsacchio, c'è una bozza che riduce il taglio da 24 ettari a 200 ed è una chiara ed evidente manovra per creare le condizioni per future speculazioni, e si vede dal tracciato che viene allegato alla proposta. Votare Ennio Chiavetta significa avere qualcuno che, se incontri per strada, ti ascolta e si impegna per il proprio territorio, per la propria realtà, per la provincia di Teramo. Votare Ennio Chiavetta significa anche votare per una storia che ha dimostrato competenze, capacità ed onestà, tanti anni in amministrazione senza essere mai sfiorati da un sospetto, non è
cosa che capiti proprio a tutti, e quindi votiamo, soprattutto votiamo Luciano D'Amico, votiamo la lista Verdi Sinistra Italiana, che è una lista formata, forse l'unica, non so se ce ne sono altre, da 4 donne e 3 uomini. Qui la, come dire, la parità di genere l'abbiamo ribaltata con piena soddisfazione nostra, che l'abbiamo costruita. Io sono certo che i teramani, gli abruzzesi, faranno in modo che l'11 di marzo in regione applaudiremo l'ingresso del professor Luciano D'Amico. Grazie. Grazie a lei, faceva riferimento appunto alla parità di genere, io faccio riferimento nell'introdurre gli appelli delle ultime due candidate anche all'opportunità, anzi al diritto e al dovere di voto, che si può esprimere il 10 di marzo con la doppia preferenza di genere, si può votare un solo candidato, così come ciascuno di loro vi ha chiesto, si può votare per due candidati, purché di genere diverso, della stessa lista. Non è possibile il voto disgiunto, il voto è molto semplice, basta scrivere i cognomi o anche nome e cognome dei due candidati, perché ci sono due righe sulla scheda elettorale. Questo è importante soprattutto che vada comunicato da parte delle candidate, proprio perché oltre alle disposizioni di legge ci sia anche la conoscenza da parte dei cittadini del fatto che se c'è un candidato in quella lista a cui si è vicini, c'è anche la possibilità di utilizzare il proprio voto anche per sostenere una candidata insieme, o magari soltanto una candidata. Ecco, questo è quello che andrete a chiedere in questo momento. Iniziamo con Francesca Persia. Guardi, io sono offesa. Offesa in quanto per me, cioè, il voto di genere, cioè la catalogizzazione e la ghettizzazione di un genere rispetto a un altro è offensivo nei confronti proprio del ruolo sociale che ognuno di noi è chiamato a ricoprire rispetto a una differenza che la natura ci ha imposto. Quindi non ci ha imposto e per sono la quale i partiti sono grata, che lo hanno dimenticato per decenni. No, io credo anche gli elettori, perché alcuni partiti si hanno sottolineato fin troppo la differenza proprio di genere, come lei giustamente ha richiamato, ma io invece mi pongo all'interno di un contesto sociale in quanto orgogliosamente donna, orgogliosamente madre, dettato dal fatto del dono che la natura mi ha dato. Quindi per questo io chiedo un voto per competenza, per capacità, un voto di fiducia, un voto per il quale il cittadino e l'elettore è chiamato a riconoscersi, a darsi un proprio valore rispetto ad un progetto politico che reputa valido. Io credo che il politico, tutti noi che ci poniamo al giudizio degli elettori, dovremmo semplicemente tutelare quelli che sono proprio gli interessi dei territori e dei cittadini che poi noi invitiamo a votarci. E questo è il mio impulso politico. Votare Marsiglio perché? Perché Marsiglio, continuo a ridere di questo, viene ad oggi ancora attenzionato come il romano venuto da Roma, quindi significa che il lavoro svolto è stato un ottimo lavoro e che comunque c'è un lavoro da finire, con Marco Marsiglio presidente e con il centrodestra ancora al governo. Quindi io vi invito il 10 marzo a barrare il simbolo Lega e a scrivere Persia. Grazie. Ciancaione. Bene, partiamo dal nostro candidato presidente, da quello che ha annunciato nei giorni scorsi, che sta portando avanti. Per quanto riguarda la sanità, noi andremo a rivedere appunto questa normativa per poterla poi rapportare, abbiamo detto, molto più puntualmente sulla medicina, quindi calibrarla meglio sulla medicina del territorio per ridurre le liste d'attesa, per evitare che ci sia appunto una mobilità passiva, perché non ci dimentichiamo che poi la mobilità passiva è anche la mobilità che non consente sostanzialmente a chi forse ha meno possibilità di curarsi. Abbiamo parlato di quel 7,6% di persone che rinunciano oggi a curarsi in Abruzzo, purtroppo, e quindi questo noi dobbiamo fare. Altro, ma sulla sanità ci sarebbe tanto da dire, chiaramente non abbiamo il tempo per farlo. Altra certezza che abbiamo nel momento in cui andremo a governare questa regione è quella che riguarda la riserva del Borsacchio. Abbiamo detto che
immediatamente andremo all'abrogazione appunto di quella norma pazzoide che è stata approvata nella notte del 28 dicembre, che appunto ha ridotto la nostra riserva del borsacchio da 1100 ettari a 24,7. Quella andrà sicuramente ad essere abrogata, la ripristineremo, andremo poi a dare alla nostra città, quindi al nostro territorio, all'Abruzzo, una riserva che passerà attraverso appunto il piano di assetto naturalistico che ormai è pronto e quindi dovrebbe essere approvato appunto in consiglio regionale, per poi portare avanti il piano pluriennale di attuazione e quindi nominare tutti gli organismi necessari per poterla gestire. Quindi questo è il secondo elemento. Il terzo, non ne abbiamo parlato, ma è l'autonomia differenziata, che è quella che appunto noi non vogliamo sul nostro Abruzzo, perché sappiamo quanto questa potrà pesare nelle tasche degli abruzzesi, nell'economia abruzzese, e il nostro Presidente ha già annunciato appunto che ritirerà la propria adesione al governo proprio sull'autonomia differenziata. Questo è importante, quindi i tre passaggi molto rilevanti. Andremo poi anche a curare aspetti che riguardano appunto giovani, le borse di studio, andremo sicuramente andare a vedere che cosa bisognerà fare sulle borse di studio, e qui voglio dire, in tutto questo contesto sicuramente il Movimento 5 Stelle avrà un ruolo fondamentale, perché appunto è il, se vogliamo, anche il valore aggiunto rispetto a questo centro-sinistra, proprio perché si mette dalla parte più debole, perché noi siamo caratterizzati, siamo un partito progressista, e su questo noi chiediamo il voto, e così come io chiedo il voto al Movimento 5 Stelle, al Presidente appunto Luciano D'Amico e a Rosaria Ciancaglione, quindi di barrare il simbolo del Movimento 5 Stelle e scrivere a fianco Ciancaglione. Grazie. Allora, ricordiamo, lo abbiamo già fatto nel corso di questa trasmissione, che noi domani sera torneremo in questi studi per il primo confronto proprio tra Luciano D'Amico e il Presidente uscente Marco Marsiglio, un evento politico oltre che televisivo particolarmente atteso, in onda alle ore 22 in collaborazione con il quotidiano Il Centro. Io ringrazio i candidati della circoscrizione di Teramo, così come i loro colleghi competitor di altre liste che abbiamo ospitato ieri sera. La prossima settimana dedicheremo questi spazi delle liste alla provincia dell'Aquila, sempre nelle nostre serate televisive del martedì e del giovedì in questo caso. Grazie e arrivederci e buona campagna elettorale a tutti. Grazie.